Radio Radicale, siamo con Luca Frusone, deputato del Movimento 5 Stelle, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa a Montecitorio, per parlare della relazione sulle missioni internazionali del nostro Paese. Noi abbiamo visto che ieri la conferenza dei capigruppo ha deciso, su richiesta anche del vostro gruppo parlamentare insieme ad altri due gruppi, se non sbaglio, di portare la discussione su tutte le relazioni, ma anche sulla nuova missione in Niger, in aula. Perché avete fatto questa richiesta? Qual è oggi la vostra posizione? Beh, noi abbiamo fatto questa richiesta perché il rischio era quello di tenere la discussione sulle missioni internazionali solamente in commissione. Questa proposta era già stata avanzata e quindi noi volevamo dare maggior rilievo alla questione e avere un dibattito in aula e non in commissione, proprio per far capire quali sono quelle missioni che assolutamente non ci trovano d'accordo e invece quali andrebbero continuate. Per esempio la missione in Niger noi l'abbiamo già criticata perché parte per le scarse informazioni che sono state date dal governo, ma anche perché questa missione, che secondo Gentiloni dovrebbe essere in ottica immigrazione, quindi per arrestare i flussi migratori, in realtà non sortirà mai questo effetto per diversi motivi. Innanzitutto pare assurdo andare a presidiare il deserto. I confini del Niger sono enormi e quindi la nostra presenza lì non fa nessuna differenza per quanto riguarda i flussi migratori. Infatti diventa facilmente aggirabile il flusso che c'è, il blocco che andrebbero a fare i militari italiani passando dall'Algeria e ritornando di nuovo nel sud della Libia, dove invece avevamo chiesto maggiore attenzione, cosa che non si vuole fare perché quella zona è francese, a parte del sud della Libia, diciamo, ha un'influenza francese. E quindi che cosa si fa? Dall'altra parte si va in Niger a dare manforte proprio alla Francia, perché questo noi l'abbiamo sempre detto, è una missione richiesta da Macron anche se in ottica europea, e andremo ad aiutare la Francia, che da anni si trova lì nel Sahel senza tirar fuori chissà cosa né dal Mali né dal Niger. Quindi andremo un pochino ad alleggerire i loro sforzi, andremo anche magari a placare alcune problematiche che la Francia ha lì con le miniere d'uranio che sfrutta ormai da anni, e quindi è una missione italiana ma sotto bandiera francese, quindi noi che abbiamo sempre parlato anche di sovranità militare non possiamo trovarci d'accordo con questa missione. Noi abbiamo sempre detto che un'attenzione maggiore in Niger andava posta sulla corruzione di quello Stato, perché ci sono diversi rapporti che parlano anche della polizia che noi andremo ad addestrare, connivente proprio con i trafficanti di esseri umani. Quindi non si capisce bene, come al solito la cornice di questa missione è molto, certo, molto larga. Quello che volevo sapere da lei ha avuto modo di leggere la relazione che è stata licenziata dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre scorso, e su quello che si è detto in Niger noi avevamo capito in un primo tempo che la missione fosse imminente, in realtà poi si è parlato di dopo giugno. Allora che è successo? Beh, c'è anche un problema dal punto di vista normativo. Con questa nuova legge, non credo che sia questo il motivo, però è una cosa che noi solleveremo, con questa nuova legge quadro per le missioni internazionali noi andremo ad autorizzare le missioni o a non autorizzare le missioni attraverso degli atti di indirizzo. Le Camere sciolte in questo caso non esiste nessun precedente, non avrebbero l'autorità per presentare atti di indirizzo. Quindi tecnicamente diventa difficile autorizzare. Noi diciamo anche questo, sarebbe il caso di posporla, cioè dare questo onere e dare questa possibilità di decidere al nuovo governo. Non è possibile che un governo dimissionario vada a legare le mani al prossimo governo per un intero anno, perché in realtà il fondo missioni è già stato finanziato con la legge di bilancio. Quindi il nuovo governo, a prescindere da chi sarà, si ritroverà già con una missione portata avanti. Oppure il nuovo Parlamento col vecchio governo. Esatto, il nuovo Parlamento con il vecchio governo. Quindi è assurdo mandare centinaia di militari in Niger vincolando anche il prossimo Parlamento e il prossimo governo. Senza contare poi che, se proprio vogliamo essere cattivi, potremmo vedere tutto questo
in funzione di scambio anche per le prossime politiche, con un appoggio da parte dell'Unione Europea magari verso un nuovo governo Gentiloni, e quindi, come dire, aiutiamo in questo momento i francesi in modo che da loro verranno degli attestati di stima, degli aiuti sia dai francesi che dall'Unione Europea per un nuovo governo, soprattutto anti 5 Stelle. Un'ultima considerazione: lei ha mai sentito parlare della possibilità di campi profughi in Niger per fermare, diciamo, il flusso degli immigrati che arrivano dal Senegal, dai paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea? Sì, questo se ne sente parlare. È accaduto anche in Libia, perché appunto ci sono dei campi ormai, dovremmo definirli regolari come vogliamo, dove il diritto dell'uomo non viene assolutamente rispettato, quindi potrebbe accadere la stessa cosa in Niger. Noi in realtà chiedevamo già da tempo, già dal 2013, delle agenzie dell'ONU in questi paesi, sia in Niger sia in Libia, dove le persone potevano tranquillamente richiedere il diritto d'asilo, e nel caso in cui questo venisse accettato, prendere un aereo ed arrivare. Quindi avremmo ridotto enormemente i numeri, avremmo fatto demordere quelli che provano questi viaggi della speranza, sapendo che comunque, male che va, hanno 2 anni di tempo prima che gli venga accolta o respinta la richiesta qui in Italia, quindi saranno 2 anni in Italia e dopo potranno comunque in maniera irregolare scappare in qualche altro paese. Beh, facendo così con delle agenzie ONU in questi territori potevamo tranquillamente dire: te che ne hai diritto hai dei corridoi umanitari sicuri per venire in Italia, tu che non hai diritto è inutile proprio far partire con questo viaggio della speranza, perché sappiamo che se non utilizzi questi canali legali allora probabilmente non avrai nemmeno diritto ad avere l'asilo. Questo l'avevamo chiesto dal 2013, non si è voluto fare perché avrebbe portato, necessitava di una vera ripartizione delle quote fra tutti i paesi europei. Questo non è voluto, non è stato fatto semplicemente perché i governi italiani che si sono succeduti non hanno mai avuto la forza di imporre le quote ai vari paesi europei. Quindi le agenzie senza la ripartizione delle quote non avrebbero avuto tanto senso, e quindi non sono state fatte nemmeno le agenzie. E ora ci ritroveremo sicuramente dei campi profughi illegali, facendo da tappo in un certo senso a questi flussi. Ci ritroveremo, come sta succedendo già in Libia, dei campi profughi illegali che in realtà creano ancora più business per queste trafficanti di esseri umani. Quindi non andremo a risolvere le cose, andremo semplicemente a dare la possibilità a questi trafficanti di ricattarci ancora di più, perché da un momento all'altro potrebbero far partire centinaia di migliaia di persone, e quindi rendere il tutto molto più difficile. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie all'onorevole Luca, al deputato Luca Frusone del Movimento 5 Stelle, capogruppo in Commissione Difesa a Montecitorio.